Ciao a tutti, sono Max Pescatori e oggi sono pronto a fare lo streaming per Prominence Poker. Ora, prima cosa che bisogna fare è far partire il PlayStation e poi iniziamo subito a giocare. Ora, il Prominence all'inizio, quando voi partite con il gioco, ci vuole un pochettino di più degli altri giochi per caricare, perché vedrete che la grafica è fantastica, quindi è proprio, come si dice in inglese, cool, bella. Io sto pensando di farmi un tatuaggio con questo tipo di queste grafiche che ci sono. Una volta entrati, la prima cosa che vedrete è la Daily Cut, quindi le chips gratuite che vi vengono date. Se le avete già utilizzate, verrà fuori quello, e poi vi vengono fuori delle qualcosa che sono il chip sale, quindi le promozioni varie, quindi come se andate a comprare vestiti nuovi c'è la promozione. Questo è il menu, ci sono tante cose che uno può fare. Alla destra vedete la mia persona, quindi potete girare, e questo perché io ho già impostato tutto il carattere, il mio ranking, il mio livello, e poi diciamo che possiamo subito iniziare a giocare. Con Quick Play si inizia subito a giocare, non dobbiamo neanche star lì a pensare troppo, ed è una delle cose più facili, più semplici da fare, e quindi iniziamo subito a giocare. Nel frattempo, quello che vedete sulla destra sono i vostri, allora io sono Parcaro 17, mentre vedete gli altri, che sono i giocatori che sono in quel momento al tavolo. Potete anche vedere i loro profili, ma in questo è meglio andare subito nel gioco. Quello che è bello in Prominence Poker è proprio vedere che tutti i caratteri sono customizzati all'infinito, quindi quasi non troverete mai un giocatore che ha lo stesso cappellino, lo stesso colore della pelle, eccetera. E questo ve ne accorgerete appena fate il setup del vostro personaggio, che ci vorrà un po', perché ci sono tante opzioni, oppure potete scegliere uno randomicamente. Va bene, questa è comunque una mano, era solo una prova, e insomma vi saluto e chiudiamo con appunto una faccina più grande.